Uno voleva tenere stretto come quella signora lì, tenere stretto tutto il masso di questi figli. Tutti questi figli venivano messi dentro questo, uno alla volta, per tenerli pettinati. Poi la donna, una donna doveva tenere stretto, ridurli tutti e passare i giri nei colli. Poi ci voleva uno là a guardare le canne qui che non si scompigliassero, che non si scrollassero. Poi che ci voleva? In 3 o 4 persone. Uno doveva tenere stretto qui, doveva badare che non saltasse fuori, perché erano tutti aggeggi fatti un po' come Dio vuole. Non erano delle perfezioni. In 3 o 4, cioè so che c'era anche mio padre a guardare qualche cosa. Quando facevamo quella cosa qui eravamo in 3 o 4 là intorno. E allora fare tutto il giro e poi in ultimo, quando ero finito, tutti i colli e finito il filo, lo raccoglievano a catenella, il masso, tutto il blocco, così lo raccoglievano a catenella, perché dopo tirando, quando andavano sul telaio, faceva la freccia. Quando andavano sul telaio dovevano tenerlo stretto stretto e lasciarne andare un pochino alla volta. Lasciandone andare un pochino alla volta e a catenella veniva fuori senza slegare. Facevano una bella catenella, dopo non si scompigliava più, fino a che non si metteva su. Quando si metteva su nel telaio, ben che ci voleva le persone. Ci volevano due, vengamo qua, che adesso. Due qui, perché erano questi buchi, questi buchi. Mm-hmm. Rimanevano, o qui, insomma, con un bastoncino dentro, uno qui e uno qua, due. Mia madre, dentro con tutto questo, la catenella che ho detto, uno di là, dai licci, per tirar dentro i fili, dentro i fili, finito i licci, tutti sti fili qui, ne mettevano due, credo, due. Dopo c'era il pettine, da passarli tutti, dentro tutti i dentini del pettine. Facevano una stecchina con della canna, un stecchino piatto con un po' di scanellatura, perché uno voleva di là, e uno di qua, uno lo doveva dare i due fili che volevano in fila, e l'altra dall'altra parte glielo metteva così e lei li tirava fuori. Allora, due qui, due là, 4 e uno 5, erano già 5 persone solo lì. E poi dopo, quando era tirato tutto dentro ai pettine, dopo si andava là al sobbiolo là davanti, che la legavano tutta lì ferma, per dopo cominciare poi a fare la tela. E la tela dopo si usava i pedali che l'apriva, dopo, quando era passato con la spola e che tirava bene bene, che la metteva fitta, dava giù l'altro piede, e si incrociava e tornava a passare la spola dall'altra parte, così la tela veniva fatta così. E chi era bravo più di un altro aveva la cimosa bella fatta bene. Era un onore fare una bella cimosa di fuori, perché a fare la tela non erano tutti bravi uguali, anche chi era meno anche paziente, non so, a certe tante cose. A che età hai iniziato a tessere? A fare la tela, dai 7-8 anni, a fare i primi insegnamenti, diciamo. Ma però quando avevo 10 anni ero già capace di andare là dentro a fare. Quando andavamo a mangiare a mezzogiorno, perché i lavori del campo non li doveva toccare nessuno, quelli di... E questi qui venivano fatti nelle ore che non si andava nel campo. O mezzogiorno, quando andavano a letto gli uomini, o anche la sera, 2 o 3 pedalate. Voi non andavate, le donne non andavano a riposarsi? No, se ci volevano andare, ci potevano andare, ma non ci andavano mica, avevano i bimbi, avevano tante quelle cose. Le donne, non c'era mai niente per le donne.
Allora si faceva e se pioveva, che era a casa, che non si andava nel campo, d'inverno c'era anche la neve, allora si era a casa e facevano un po', ci andava mia madre, un po' ci vai te, lì dovevo andare sempre un po' avanti, non dovevo star fermo tanto perché ci voleva del tempo, eh. Qui ne facevano dei gnocchi così, 5-6 colli anche. Allora deve finire questo. Deve andare a finire tutta là in tela. Le Quindi facevate le lenzuola, le... lenzuola, asciugapiatti, facevamo i asciugamani, i pannolini per i bimbi, si usava dappertutto, era una cosa sacra la tela una volta in casa. Adesso non sanno cosa farne, chi ce l'ha. Però allora ero preziosa, se uno aveva della tela sembrava fosse non povero come gli altri. Sì, perché aveva i suoi lenzuoli, eravamo noi, avevamo 10-12 letti, ce ne voleva. E allora, insomma, per noi siamo sempre riusciti a fare, ma chi aveva della tela sembrava che non fosse povero in tutto. Bisognava darci sto impasto che era tipo un po' di colla, perché forse la canapa, forse di andare su e giù così, si consumava e si sarebbe rotta. Se si rompeva un filo, bisognava andare a cercare il dentino e andare dietro e legarla e se, no, se era scomparso metterci una canella che ci fosse, se no si rimaneva la riga. E quando è finita per imbiancarla, perché la tela, un po' ci davamo quella cosa lì che era un po' di colla, un po' è ruvida lei, era molto ruvida la tela appena finita, proprio rustica. Bisognava anche ammorbidirla. Allora, tutte le volte che si faceva il bucato, si metteva sotto il tino dove si faceva il bucato dentro, che si faceva, il detersivo si faceva con la cenere, che era valido, eh. Sarebbe valido anche adesso, ma ci voleva della cenere di legna buona, non ci voleva la cenere di robaglia. Noi allora avevamo di tutto, la tenevamo da conto. Allora, sotto ci mettevamo tutta la tela, piegata là sotto, e sopra ci mettevamo la nostra bucata, si bolliva, poi si lavava tutti i lenzuoli il primo giorno, poi si ribolliva perché domani lì si lavavano per bene, ci voleva anche fare il bucato, ci voleva una settimana, 3-4 giorni sicuramente. Secondo giorno si tornava a bollire, un'altra volta si lavavano per bene, 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 bene. Poi si faceva l'ultimo bollitur, che non si lavavano più, si lasciavano lì, che si tirava di sotto, si tirava l'acqua, il detersivo. Dopo quell'acqua lì la tenevano da conto da lavare in settimana la roba che avevano da lavare durante la settimana. La tenevano dentro delle catenelle che dicevano l'alsci, come... Era l'acqua, il detersivo era la cenere e veniva fuori che sgurava come più che adesso i detersivi. E lì lei prendeva due o tre bollitore, ma tutte le volte, non una volta sola, tutte le volte nell'inverno, tutte le volte che si bucati sotto la tela, un po' si imbiancava, un po' si ammorbideva. Quando si arrivava in primavera, il bucato non mancava mai tutte le volte, anche in primavera. Tutte le mattine si prendeva la tela e si stendeva nel prato quando c'era ancora la rugiada, presto. Poi si lasciava là tutto il giorno con il sole e la rugiada sotto. E la sera si andava a raccogliere perché un po' che non la portassero via, di notte si portava dentro. E tutte le mattine, per mesi, eh. Tutte le mattine si doveva fare quel lavoro lì, stendere la tela, raccoglierla la sera. Lei si imbiancava e tutte le volte che c'era il bucato andava sotto il bucato. Allora diventava bianca e un po' più morbida, che era già adatta per fare i lenzuoli. Poi dopo si doveva piegare, fare il rotolo, il torso, noi ci dicevamo. Si piegava a metà per bene così, per la lunga, per bene, 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 bene. Poi una sulla tavola, una da un lato della tavola e una dall'altro lato tenendo piegata bene la tavola.
quella che era un po' più in grado, ci voleva in tre, quella che era un po' più in grado di fare il rotolo, perché da una parte doveva venire tutto preciso, doveva fare proprio così, 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 tirata, tirata, lei tirava e tirava l'altra dall'altra parte, e quella delle tre, con un piatto rovesciato, la stirava, faceva così, la stirava tutta, che faceva quella piega che non va via mai, anche quando è vecchia, quando è vecchio il lenzuolo c'è ancora la piega. Con un piatto, piatto rovesciato, quella delle tre doveva stirarla così sulla tavola. E allora quella che faceva il rotolo doveva essere precisa, precisa, stare là a guardare per bene, che non andasse né in qua né in là. L'altra doveva tenere tirato, 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 perché voleva tirato, che i rotoli, se li vede, sono ben compatti, eh? E quando era poi finito sto giro qui, era finita la tela, che c'era già passato più di un anno, dalla piantagione della canapa a tutto questo giro, era, questo qui si finiva là in luglio, da questi giorni, che eravamo già là a lavorare per la seconda anno. Era un continuo? Era un continuo, era un continuo. E la tela, quando l'avevo messa in cassapanca, sembrava di essere mezzi ricchi. Perché vedere tutto sto lavoro fatto dietro, poi vedere sti rotoli, fate bene. Ah, ma se uno non faceva il rotolo bene, era criticato, eh. C'erano delle regole, c'erano. Perché se andavo un po' di qua, invece se li guarda, sono compatti da una parte, eh. E poi passano gli anni, 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 non si scompongono. Non sono morbide, sono proprio rigide. Bisogna tirare a te. Ci vuole tre persone solo per piegarla.